Oggi esamineremo le domande più stupide che vengono fatte su Yahoo Answer. Iniziamo. La prima domanda dice: da 2 settimane faccio solo cacca molla, è un problema? Che posso fare? Allora, prova a infilarti del Viagra su per il culo e vedrai che per un bel po' non uscirà niente di molle laggiù. Ragazze, se in spiaggia un ragazzo bellissimo vi dice: ehi, accidenti, ma hai fatto un ammollo di candeggina prima di scendere in spiaggia? Voi come rispondereste? Cara ragazza, è un modo carino per dirti che sei un cesso, non era di certo un complimento per abbordarti. Ho toccato il mio PC che ha dei virus, è possibile che sia stato contagiato? Ragazzi, ho avuto un problema. Il mio computer ha parecchi virus molto pesanti e io per sbaglio ho toccato il PC con la gamba. Ora è possibile che anche io sia stato contagiato? Per favore rispondete sinceramente, che mi sto preoccupando. Posso stare tranquillo per la mia salute? Addirittura mi hanno detto che rischio l'amputazione della gamba. Aiutatemi. Prima di tutto, non ti agitare. Rimani calmo. Respira profondamente e leggi le seguenti parole. È mercoledì sera e non so veramente che cazzo fare. Già ora dovresti cominciare a sentirti meglio. Sentite questa, perché è veramente micidiale. Mio figlio continua a vomitare. Mio figlio continua a vomitare e non so come farlo smettere. Così gli ho dato un pugno nello stomaco e ha smesso per 30 minuti. Il problema è continuato a persistere, perciò non so cosa fare. Continuo a prenderlo a cazzotti o chiedo al dottore? No, aspetta, ma fai sul serio? Io aggiungerei anche i calci. No, basta, io mi rifiuto. Ma è giusto che un orso che neanche conosco entri in casa mia e violenti mia madre? No, non è normale. Un orso, prima di tutto, si dovrebbe presentare alla tua famiglia e solo dopo ha il diritto di ingravidare tua madre. A meno che non si tratti di quest'orso. Va bene, forse questa era un po' troppo. Che birbantello il nostro Ted. Next. Conquistare una ragazza che non mi caga? Come fare? Lei, oltre a non cagarmi, è la più buona della scuola, mentre io, credetemi, non sono molto attraente, né di faccia, né fisicamente. Sono timido, non sono tra i suoi amici, ovvero i leader, insomma non ho speranze. Come farei? Per favore vi supplico, datemi una risposta. Solo risposte serie. Grazie. Caro ragazzo, ho la tecnica giusta per farti cagare da lei. Un giorno, durante l'intervallo, quando meno se lo aspetta, ti slacci i pantaloni e tiri fuori il salsiccione che tieni dentro le mutande, dopodiché gli eiaculi in testa, così gli vieni in mente. Grazie di essere venuti. Avrei voluto mettere la foto della ragazza eiaculata in faccia, ma YouTube non me lo permette. Beh, che dirvi, questo episodio di Yahoo Answer finisce qui. Ciao e a presto. Don't forget to subscribe to the